Grazie intanto a Giorgio che oltre a essere, oltre come dire, a stimarlo come amico, ha avuto anche un ruolo particolare nella stesura di questo libro, perché mi sono avvalso della sua consulenza e di altri amici psichiatri, oltre che di un gruppo di terapeuti, si dice così, palermitani, ma tanti, 15-20, di un gruppo che si chiama, Laboratorio di Salute Mentale. A un certo punto abbiamo fatto questo esperimento, ecco, grazie, ripeto, all'aiuto di Giorgio, abbiamo posto questo personaggio del mio romanzo, Giorgio, al centro di una serie di analisi di terapia, proprio di psichiatrica, cioè di analisi pura. Quindi per la prima volta si può dire, non so se ci sono altri casi, a me non risulta, c'è un personaggio del romanzo, è stato analizzato, ma non solo per una seduta, abbiamo fatto credo 5-6 sedute, in cui al centro c'era un personaggio inventato, questo Giorgio Strabone, che ovviamente aveva delle radici forti con Nat Scamacca e con Nina Di Giorgio, che hanno ispirato questi due protagonisti di questo romanzo. Indubbiamente, come dice Giorgio, mi sono cibato delle loro storie e poi ho cercato di farle diventare un'altra cosa, come lui ha scritto nella bellissima recensione pubblicata la settimana scorsa su Monitor. In realtà si tratta di un sogno, cioè io ho fatto un sogno su Nat e su Nina, immaginando probabilmente, possibilmente, un altro mondo possibile, che poi magari coincide in gran parte con quello di questa storia d'amore, ma per me è stato solo un'altra possibilità di costruire un mondo diverso, un mondo possibile, dove io a un certo punto sono stato Giorgio, ma sono stato anche Laura, perché il libro consta di queste due fasi, di queste due voci. Ecco, tu parlavi sì dell'amore, tu parli della banalità dell'amore, probabilmente per dire la normalità dell'amore, no? Io in questa normalità, in questa banalità dell'amore, ho riscontrato una scintilla che poi mi ha fatto nascere l'esigenza di raccontare questa vicenda. Quando alcuni anni fa, intervistai Nat Scamacca, che mi raccontò un po' la sua vicenda umana, la vicenda che aveva narrato in questo libro bellissimo, purtroppo dimenticato dai trapanesi, I due mondi, e però era diciamo la sua versione, una versione molto maschilista del resto, dove la figura della moglie e della compagna sta assolutamente in secondo piano. E avevo dentro di me la voglia di sentire quest'altra campana, quest'altra versione. Per cui quando ho cominciato a lavorare alcuni anni fa ad un libro che si chiama Le altre siciliane, mi sono ricordato che avevo questa storia sulla punta delle dita e ho contattato la moglie, la vedova di Nat Scamacca, Nina Di Giorgio, e mi sono fatto raccontare, diciamo, come si suol dire a giapponese, l'altra campana, l'altra versione. E ho scoperto innanzitutto una donna eccezionale, una donna che mi piace definire devota ma mai rassegnata, e questa è una cosa importante. E poi l'eccezionalità di questa storia d'amore, cioè questa ragazza, questa donna che per un eccesso di amore è disposta a rinunciare al suo amore, che è disposta a rinunciare al suo uomo, cioè nel senso lo ama a tal punto da rinunciarci. Questo significa che aveva compreso la sofferenza che quest'uomo nutriva e coltivava dentro il suo cuore per una Sicilia che rappresentava la mediocrità, per una Sicilia che era diversa da quella che aveva idealizzato Giorgio, il discorso della Sicilia idealizzata, cioè lui aveva studiato una Sicilia che era diversissima da quella che aveva riscontrato. A un certo punto capisce che questa compagna, questa giovane moglie, rappresenta quella Sicilia idealizzata ma tradita. Nina e Laura, in questo caso, ha l'intelligenza, comprende che quest'uomo è come un uccello che in gabbia non può più cantare, e siccome ama l'arte e la poesia di quest'uomo, perché lei stessa avrebbe voluto essere poeta, avrebbe voluto essere scrittrice, giornalista, a un certo punto per l'amore di quest'arte, per l'amore dell'amore, rinuncia al suo uomo. E allora mi sembrava una cosa folle ma nello stesso tempo straordinaria, l'abbandono che diventa la sublimazione dell'amore, cioè mi sembrava una cosa veramente dall'altro mondo, una donna che abbandona il proprio uomo per troppo amore, non riusciva a comprenderlo. Per cui abbiamo cominciato a frequentarci con Nina e mi ha raccontato tutta la sua vicenda, fra sorrisi, lacrime, ha rivissuto tutta una vicenda che probabilmente aveva sempre conservato dentro di sé ma non aveva mai manifestato in maniera così aperta. E dopo che abbiamo finito di ascoltare, mi sono posto proprio all'ascolto di questa vicenda, ho cominciato a scrivere
questo libro, che come ha detto giustamente Giorgio, ho cominciato a sognare. E la vicenda è anche lì è straordinaria, perché innanzitutto ci troviamo in un periodo storico particolare. Siamo nel dopoguerra, io lo definisco proprio l'infinito dopoguerra siciliano, perché Giorgio arriva in Sicilia nel 1900, alla fine del 1900, quindi all'inizio del 1950, dove ancora, ripeto, nonostante la guerra sia finita da quasi 10 anni, in Sicilia ci sono ancora i segni dei bombardamenti, ci sono ancora i segni degli americani che se ne sono andati, quindi c'è un clima particolare. Una Sicilia che potete comprendere è completamente diversa, c'è una differenza abissale fra la Sicilia di quegli anni e l'America, e trova questa ragazza che era già segretamente innamorata di lui, perché erano arrivate delle fotografie dall'America che ritraevano questo lontano parente, e lei già in fotografia era stata colpita, tanto che a tutte le sue compagne raccontava che questo era il suo fidanzato americano. Immaginatevi come si è dovuta sentire questa ragazza quando questo americano, vedete un po' il discorso che diceva Giorgio, che queste due idealizzazioni, cioè Giorgio Natt che idealizza la Sicilia e ne viene tradito, e invece Nina Laura che viene appagata, cioè lei lo aveva idealizzato, e quando lo vede è ancora più bello di come l'aveva idealizzato. Ed è proprio probabilmente lì, Giorgio, il conflitto proprio è lì, fra questi due modi di idealizzare lo stile di vita e il pensiero dell'amore, il pensiero del luogo importante, perché il luogo è sulla punta del mare, è il luogo del romanzo in realtà, e quindi lì avviene un conflitto che è un conflitto culturale in realtà. Si sposano dopo 3 mesi qui a Trapani, il matrimonio del secolo, tutti ne parlano, una ragazza di 19 anni che sposa un americano, vi potete immaginare, e dopo poco partono e vanno in America. Prima parte lui, poi lei lo segue. Già il primo impiccio è che lei viene fermata a Ellis Island, dove appunto, che abbiamo visto in decine di film, dove venivano fermati appunto gli emigrati e sottoposti a una serie di interrogatori, e anche lì c'è un interrogatorio. E siccome lei ha fatto le scuole fasciste, perché giustamente aveva studiato a Trapani durante il periodo del fascismo, c'era un problema. E un capitano dell'esercito americano comincia a dire: ma scusi, lei è fascista, non può entrare. E lei con grande coraggio dice: io ho studiato le scuole fasciste, e perché c'era solo questo da fare, quindi se io oggi entro in America e ho una cultura e non sono un ignorante, è grazie a quelle scuole. Ma noi veniamo da una famiglia repubblicana. Insomma, c'è tutta una conversazione che credo di aver riportato quasi fedelmente in realtà, delle cose come sono andate. E poi c'è questo incontro con l'America di questa ragazza siciliana di 19 anni, che è un incontro pazzesco, perché i genitori di lui, ecco, lo accennava Giorgio, e desideravano per il loro figlio un'altra americana, non desideravano una siciliana. Avevano fatto tanto per dimenticare la Sicilia, basta, l'aveva appunto, era un capitolo che si doveva chiudere. Invece questo qui cosa fa? Va in Sicilia per una borsa di studio, e cosa gli porta? Una siciliana, cioè che gli fa ricordare a tutti la miseria, la fatica. Loro si erano evoluti, questa siciliana ogni volta dovevano fare i conti con un passato che volevano cancellare. E quindi dispetti, cioè un clima irrespirabile, questa ragazza costringe a un certo punto il marito a ritornare alla base, a ritornare ad Itaca, perché poi alla fine diventa Itaca. Ritorno in Sicilia. A questo punto però cosa succede? Che questo americano, che ancora in Sicilia in realtà non aveva vissuto, perché aveva finito l'università ed era appena arrivato in Sicilia, si sposa dopo pochi mesi, dopo 3 mesi con questa trapanese, adesso invece ci deve vivere in Sicilia. E come vive un americano che era laureato alla Long Island University di letteratura, alla New York University in pedagogia, che aveva fatto la letteratura, stava studiando per laurearsi in letteratura italiana all'Università Statale di Perugia? Quindi immaginatevi che personaggio è in una Sicilia degli anni 51-52, pensate che cosa rappresenta questo. Rappresenta veramente una tragedia. Rappresenta una tragedia, e a un certo punto ecco che avviene, come dicevo, l'abbandono diventa la sublimazione dell'amore. Questo personaggio che scriveva poesie nei giornali dell'università, che aveva già i primi contatti con quella che da lì a poco sarebbe diventata la Beat Generation, a Trapani non c'era un teatro, non c'era una libreria, non c'erano circoli dove poter discutere, dove poter raccontarsi e raccontare, e quindi non scrive più
e non scrive più libri, non scrive più poesie. Questa donna lo capisce e dice, e quindi lo abbandona, dice: io ti amo appunto la tua poesia, la tua creatura, la tua creatività, tra parentesi io vorrei essere come sei tu, e lo abbandona e lo lascia andare via come un figlio che si lascia andare via perché deve andare a fare fortuna altrove, con lo stesso sentimento lascia andare via. Solo che il nostro amico Giorgio, quando arriva in America, non fa niente di tutto quello che aveva giustificato questo abbandono da parte della compagna. Non fa niente, perché si appassiona agli estremi, cioè conosce un'altra donna e vive un'esperienza passionale accesissima, che era probabilmente tutto il contrario di quello che aveva trovato in Sicilia. Capisce che in Sicilia non si può tradire, capisce che in Sicilia non si può guardare una donna perché ha tutti gli occhi addosso, capisce che in Sicilia il perdono viene sempre dopo il peccato, invece a lui non gliene frega niente del perdono, e insomma si invaghisce di un'altra donna che non è né una scrittrice, non è né una poetessa, non è niente, è una segretaria, una normalissima segretaria, e parte, cioè nel senso parte, che questa qui, immaginatevi che sta nel New Jersey, lui sta a New York e ogni 3 volte alla settimana si fa credo 7-8 ore di treno per andare a trovarla, per andare a fare l'amore, mezz'ora d'amore con questa donna. Quindi viene preso assolutamente da questa storia, ma fa di più, si infervora per questa storia, ritorna in Sicilia, ritorna ad Itaca e va dalla moglie, che già, come vi ho detto, si era sposato, ci guarda che io in America ci sono stato e ho conosciuto un'altra donna e sono impazzito per lei. Questa donna siciliana, questa compagna devota ma mai rassegnata, fa una cosa che purtroppo probabilmente non dovrebbe fare, tenta il suicidio, si salva, e lui però nel frattempo cosa succede? Che è costretto dal tifo a rimanere quasi un mese in Sicilia. Durante questo mese, durante i deliri della febbre, costringe la moglie siciliana a subire tutti i racconti di questa avventura americana. Ma fa di più questa donna devota e mai rassegnata. Quando finisce il tifo, lui deve ritornare in America. E lui non ha soldi per tornare in America, perché il giro del postale ormai è finito, e si indebita per farlo andare, cioè si indebita, firma delle cambiali per far andare il suo amore, cioè per riconsegnare il proprio amore ad una donna estranea. E lui va in America e ritorna in America, e in America addirittura questa donna la sposa, quindi a un certo punto Giorgio, ma devo dire la verità anche Nat, perché poi Nat la racconta questa storia nei due mondi, quindi non sto svelando nessun segreto di famiglia, anche perché Nat lo raccontava in maniera così come ve lo sto dicendo io, e a un certo punto si sposa, quindi c'è un matrimonio. A un certo punto quindi c'è Giorgio Nat, che ha due storie, c'ha un matrimonio in Sicilia con due figli e un matrimonio in America, quindi è una situazione di bigamia. Però in America no, cioè in Italia sì, cioè se la moglie siciliana avesse fatto presente questo discorso sarebbe stato arrestato. Però in America no, in America non viene riconosciuto il matrimonio italiano, quindi si sposano e va fuori di testa perché si perde sulla punta del mare, significa che si perde fra questi due continenti, si perde fra questi due mari che si sommano ma che si dividono, e finisce nel tunnel della follia, della schizofrenia, con tutta una serie di vicissitudini che io mi sono immaginato. Ecco, lì entra in gioco Giorgio, perché io della schizofrenia non sapevo assolutamente nulla e ho imparato, grazie a Giorgio, grazie ad altri valenti medici dell'ospedale psichiatrico, che la schizofrenia in realtà è un'altra possibilità di immaginarsi dei mondi possibili ed impossibili. Ho scoperto che la schizofrenia è un altro modo di vedere la vita con degli occhiali diversi, ma non è detto che è sbagliato. E poi ho scoperto pure che gli schizofrenici vedono cose che noi non potremmo mai vedere, quindi è un esercizio di creatività straordinario, incredibile. Mi hanno fatto apprezzare il valore di questa malattia. Quindi da quel momento ho cominciato a raccontare la follia di Giorgio. E questa follia, quindi lui sentiva le voci, sentiva un Dio
che gli dava degli ordini per salvare l'umanità. A un certo punto in realtà arriva a sposare la moglie, questa compagna americana, io ho detto compagna americana, in realtà era scozzese se non sbaglio, perché pensa che questa qui sia a capo di questa organizzazione di alieni che vogliono occupare la Terra, e quindi questo può essere l'unico modo per calmare la sete di possessione che hanno questi alieni. Quindi si sposa e il delirio della follia di Giorgio corrisponde anche col delirio, al delirio della follia di Laura, quella che, quello che i psichiatri chiamano delirio a distanza, mi avete spiegato, a due, che è una cosa pazzesca, perché in realtà entrambi a distanza di migliaia di chilometri stanno vivendo la stessa follia, stanno vedendo le stesse cose, ma non lo sanno, l'uno con l'altro non lo sa, e questa è anche un'altra cosa particolare. E poi l'altra cosa che mi ha affascinato è che Giorgio, ma anche Nat Scamacca, viene sottoposto ad una terapia che lui racconta anche lì bene nel libro, che si chiama come insulinico, di cui io non sapevo nulla. Su internet c'è pochissimo, anche lì sono andato a disturbare i psichiatri che per ultimi l'avevano praticata negli anni 50. Il come insulinico è una sorta di elettroshock chimico, il paziente viene con l'insulina, viene portato ad ipoglicemia e poi si provoca un coma, e credo 3 minuti prima della morte, in realtà prima della morte, viene iniettata una dose di glucosio e quindi avviene questo risveglio. In realtà è il padre dell'elettroshock, perché da lì poi si passa un po', in un certo senso, esatto, questo è chimico, quello è elettrico. E in questo ospedale psichiatrico che si chiama Belmore ed è a New York, è uno fra i primi ad essere sottoposto a questa terapia. Alla fine poi vicissitudini, che non vi voglio solo per il libro perché si compra, se ve lo sto raccontando non c'è motivo, però alla fine di una serie di vicissitudini ritorna Giorgio in Sicilia, ma in realtà fa pure il ritorno Nat in Sicilia, con modalità diverse, perché io mi sono immaginato un ritorno che poi probabilmente non coincide con la realtà, però ormai Giorgio era diventato quasi un'altra cosa rispetto a Nat, quindi mi potevo assumere la responsabilità di farlo, di fargli fare delle scelte sue. E ritorna perché innanzitutto perché questo che ho raccontato, e infatti all'inizio del libro c'è una citazione dell'Odissea, perché in realtà è il viaggio dell'eroe quello che compie Giorgio. C'è una situazione tranquilla, poi attraverso una serie di tappe di iniziazione, perché in realtà è una sorta di romanzo di iniziazione più che di formazione, supera una serie di peripezie, di avventure, fino ad arrivare al cuore del conflitto, poi alla risoluzione del conflitto, e quindi la risoluzione del conflitto presuppone un ritorno quasi al punto di partenza. Il punto di partenza è la punta del mare, che è la sua Itaca in realtà. E lui ritorna perché in America non aveva più contraddizioni, non c'erano tensioni, non c'era motivo per ribellarsi, come giustamente ha colto nel segno Giorgio, e lui è un ribelle dentro, cioè lui è un ribelle, lui si alimenta di queste contraddizioni, si alimenta di questi contrasti, e Trapani è il posto giusto per poter sfogare tutti questi contrasti, tutte queste contraddizioni, non solo nel paesaggio così acceso, così virulento, così diverso, così punteggiato da tramonti sanguigni, da impennate di montagne erice, invece no, l'America lui ci stava fin troppo bene, quindi non poteva che ritornare alla base. E poi da lì queste contraddizioni faranno di Nat Scamacca. Poi lì, quando Giorgio, io l'ho riconsegnato alla sua Itaca, alla sua punta sul mare, sulla punta del mare, secondo me ridiventa Nat Scamacca, secondo me più grande poeta siculo-americano del Novecento, creatore di un movimento culturale che si chiama l'Antigruppo, che è stata una delle cose più incredibili e più belle che siano state fatte in Sicilia nel secolo scorso. Nat Scamacca ha avuto grandi amicizie e grandi corrispondenze epistolari, una per tutte, Hirschman un'altra, Cesare Zavattini ha avuto la fortuna di leggere le lettere che si scrivevano con Nat Scamacca, e la grande considerazione con cui teneva Cesare Zavattini le vicende umane e anche politiche di Nat Scamacca, e questo suo movimento che è stato un movimento straordinario. Immaginatevi che negli anni 70, in posti così sperduti della Sicilia, come poteva essere quel periodo, non so, Paceco, c'erano
centinaia, ma addirittura a volte si superava le 1000 unità di persone, 1000 persone che stavano lì ad ascoltare Natta Scamacca e il gruppo di poeti che dicevano poesie. Cioè, una cosa incredibile, cioè, la gente non era lì per vedere il bello del Grande Fratello o lo scemo di turno, no, erano lì per ascoltare la bellezza della poesia. Cioè, immaginatevi, non stiamo parlando degli anni di due secoli fa, stiamo parlando di 30 anni fa. C'è un uomo che riesce a coinvolgere, a cambiare, cioè, perché lui veramente guardava avanti, cioè, lui ha capito che questa sua ribellione, questa Trapani, Giorgio, la doveva portare altrove. C'era quasi un modello da esportare, un modello di ribellione ma anche di soluzione che lui poteva esportare. Cioè, lui gli americani li portava a Trapani, capisci? Cioè, lui li faceva scoprire qual era la cultura vera di queste pietre, la cultura vera di questi sguardi, la cultura trapanese, la cultura siciliana. Qui sono venuti i grandi protagonisti della Beat Generation. E poi lui spesso con la moglie andava in America a raccontare questa Sicilia nelle università americane. Libri come Due Mondi, Sicano l'Americano, Erice Peo, sono libri che secondo me vanno riletti, e se volete anche l'obiettivo di questo libro è quello di fare riscoprire questo grande personaggio. Poi tra l'altro io ho anche una sorta di debito di riconoscenza, perché in realtà il primo libro che è stato pubblicato, anche se l'ha pubblicato l'autore Salvatore Mugno, che continua a parlare, non so per quasi disco stasera. Salvatore Mugno, si chiama Mangiato le fragole, dove c'è la storia di quattro ragazzi quando avevamo 20 anni, Salvatore 21 anni. È la mia storia, la storia di Salvatore, la storia di Luciano, la storia di Gaspare. Questo libro, questo manoscritto fece innamorare Natta Scamacca quanti anni fa? 20 anni fa? 25 anni fa. E questo libro fu pubblicato a Natta Scamacca a spese sue. Cioè, questo libro che conteneva le storie di questi quattro ragazzi sognatori che volevano cambiare il mondo e poi magari non ci sono riusciti, anzi non ci sono riusciti, questo libro, Mangiato le fragole, l'ha pubblicato lui per la prima volta 25 anni fa. Quindi avevo anche questa sorta, questo personaggio mi era rimasto dentro. Ma io passo la parola a Giorgio perché...